Allora, l'associazione Mirisce è la seconda volta che invita la Polizia Stradale di Terni a svolgere delle lezioni di educazione stradale qui presso la sede di questo parco di Viale Trento. E abbiamo seguito un protocollo collaudato perché si tratta del progetto Icaro, che è giunto alla 22esima edizione. Anche quest'anno quindi siamo qui con questi giovani guidatori del domani e affronteremo un po' le tematiche più spinose in vista dei rischi, no? Dei comportamenti più pericolosi, quindi alla guida, ma non solo, anche da pedoni, all'uso del velocipede, della bicicletta e quant'altro. È un'occasione insomma per illustrare loro quali sono i corretti e virtuosi comportamenti da tenere, le raccomandazioni utili. Tenete conto che il nostro pacchetto degli attrezzi del progetto Icaro è collaudato perché appunto è frutto di un'esperienza ventennale e nasce anche dalla collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma. Quindi saremo un linguaggio che è calibrato in base all'età dei nostri giovani futuri guidatori, alle esperienze, no? Di quella fascia di età, e quindi è diciamo, una sorta di pacchetto professionale. Quindi oggi li aspettiamo appunto con questi tre cicli di lezioni ravvicinati. Abbiamo coinvolto però, secondo un progetto di comunicazione circolare, anche l'impegno della Croce Rossa Italiana, per la seconda volta presente anche qui oggi con noi, proprio per illustrare in modo suggestivo quali sono le conseguenze della sottovalutazione del rischio e di quella che noi consideriamo oggi la disregolazione emotiva anche per gli adolescenti. E sostanzialmente metteranno in atto delle tecniche di primo soccorso e successivamente quindi abbiamo poi a disposizione anche i nostri veicoli, i mezzi schierati, quindi anche per illustrare in modo molto semplice, sintetico ed immediato quelle che sono anche le nostre più diciamo, diffuse tecniche operative, tecniche professionali.